Buonasera. Buonasera. Come va? Insomma. Che è successo? Raccontami all'inizio questa storia. Sì. Tutto cominciò 2 anni fa quando conosci in Caruso un ragazzo della zona di Viterbo. Ci siamo frequentati, insomma, poi da cosa nasce cosa, e abbiamo scoperto di avere un bellissimo sentimento. E così ci siamo frequentati, e come tutti i ragazzi, insomma, della nostra età, ci siamo messi insieme. Beh, ragazzi. Ragazzi. Poi lui è partito militare. Alla vostra età? Picchi, quant'anni mi dà lei? 198 anni, eh? Dove è nato? 21, 22 settembre. Sono vergine! Pure! Andiamo avanti. Che ti è successo? Cadde! Ah, e ti sei fatta male? No, cadde nel vortice del peccato, dottore Castagna, i pochi valori. Fui disonorata! E chi è stato? Un certo Michele, poi Antonio, Cammello, Iano, Sebastiano, Franco, Ciccio. Oh, anima! No, non mi giudichi, dottore Castagno, non mi giudichi. La carne è debole, io servizio militare l'ho. In poche parole ci fu proprio un vortice, ma io ce lo giuro. Solo a lui ci voglio bene. A Cammello! In pratica tu dici che hai preso delle sbandate, sì. Perché è stato un fuoco di paglia. Insomma. Poi è finito. Sì. Perché il tuo amore è sempre solo lui, sì. È Carmelo. Sì, bravo, dottore Castagna, grazie. Mi ha letto nell'anima, mi ha fatto la radiografia dell'anima, grazie. Scusi, eh. Cara Patrizia, sì. Purtroppo in questi casi, quando ti accorgi di aver sbagliato, è troppo tardi. Sì. Usaccio, io mi ammazzassi, mi crepa. Pazza, vuoi di lui, ma pazzesco, buona, scusi, sono stata presa dall'inverno. Su, vediamo se riusciamo a mettere a posto le cose. Sì. Allora, quella è la tua telecamera. Quella, sì. Rivolgiti a Carmelo come se foste soli. Sì. Tu e lui. Senza manco una truccatura, senza niente. No. Allora quella è la telecamera. Sei bellissima. Ti fa vado allora, eh? Vai, tranquilla, vai. Ciao Cammello, lo so che per te è una sorpresa, ma ti volevo dire che io non l'ho fatto per farmi vedere nella TV, te lo giuro. Ti volevo dire, Cammello, che nella vita a cocco vuoto si può pure sbagliare, solo chi cade può risorgere, anche i ricchi piangono. Pindonami, cuore selvaggio! Torniamo insieme e fondiamo una dynasty. In fondo, Cammello, non ho fatto altro che Dallas. Cammello, guardami. Cammello, guarda, sono qua, torniamo insieme, ti prego. Lo so che ti ho fatto soffrire, ma anch'io ho sofferto. Vedi, anche il dottore Castagna soffre, che non so manco cazzo so, vedi. Ci vuoi fare? Cammelotto, lui è fatto così, il dottore Castagna. Cammelo, ti prego, amore, torniamo insieme. Io ti amo, torniamo insieme, Cammelo. Guarda, torna da me, che io ti faccio con queste manuzze sante la pasta, la puttanesca che ti piace tanto. Torna, Cammelo, ti prego, Cammelo. Cammello, donna Cammello, perché se non ti rompi con e ti scoscio, capito, Cammello? Ma scusi, è sempre l'impeto, mi sono fatta prendere. Aspetta. Mi scusi. Ciao Cammello, io sono sempre la tua gattina che ti fa le fusa. Ciao Cammello. Bene, noi abbiamo fatto ascoltare questo messaggio a Cammello, che è in contatto con noi. Sì. Vediamo se ora viene, verrà? Non verrà? E accusate. Dobbiamo chiamarlo? Va bene. Carmelo! Cammello!
bene quello che finisce bene, così Carmelo l'ha perdonata. È vero Carmelo? Carmelo. Sì, dottor Castagno, come si dice, l'amore è cieco. Eppure se Patrizia è così scessa, io l'amo. Pure se è così socqua, io l'amo. Pure se rassomiglia a un cassonetto della nettezza urbana, io l'amo. Ah, a cui ti dici cassonetto della nettezza urbana? Cazzo, con due no, S, tu mi dici cassonetto della nettezza urbana, ma vabbè che è bello, vabbè che è bello. E lei con sto cupolone in testa non ci dice niente, ci dice qualche cosa, porta avanti, avanti. Beh, certo, Carmelo un po' troppo realistica è stata. Hai visto, caturissima, caro dottore Castagna? D'altra parte anche Patrizia è un po' cessetta. Un po' cassonetta se vogliamo, lo è. Quindi che io ballo una panza magarattia, capito? Faccio prima e dopo, guarda che vedo, con queste baffe, baffe da cichecca. Patrizia, modera che a me trichecca non ha detto mai nessuno, capito? A coatta. Mi disse coatta mia? Ma così! E il dottor strano amore, ma quale strano amore? Strana minchia! Non dire parolacce, cara! Ci vuole, ci vuole! Cammelluzzo mio! Io sono qua per dirti che ti amo, cara. Grazie, Carmelo. Coattissima. Allora non l'ha caputo, allora non mi conosci, minchio, sono me le vado. No, che vuoi fare, Patrizia? No, sono qua per dirti che ti amo. Questo è il programma delle consigliazioni.